start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi vi porto su Ad Infinitum, un gioco uscito da poco, adesso non so quando vedrete il video, ma costa 34,99 su Steam. Che cos'è? È un horror psicologico thriller più o meno quanto ho già visto con Amnesia The Bunker, quindi se vi è piaciuto quel titolo questo potrebbe fare decisamente al caso vostro, anche perché l'incipit, l'inizio di questo titolo è molto simile a The Bunker, perché si parte in una trincea dove noi camminiamo, andiamo e così via. Ma cosa succede? Vi racconto l'inizio, il prologo, in modo che poi partiamo, ve lo faccio vedere un attimino, poi ovviamente ci sarà da giocare per qualche ora, quindi ve lo esplorerete se il gioco vi ispira. Una volta concluso adesso vi spiego dove ci troviamo. Una volta che noi finiamo la fase iniziale in trincea, dove prendiamo in mano un fucile, quindi in gioco si potrà anche sparare, perché poi possiamo mirare, insomma è una sorta di sparatutto quella fase lì, ma non si spara, all'inizio perlomeno, ci ritroviamo in casa dove sembra tutto piuttosto deserto e dove scopriamo che è la casa della nostra infanzia, dove siamo cresciuti. Vaghiamo per la casa, molto bello poi i passi fatto qua. Vi dico solo che la laghicchia che vedete è dovuto al fatto che sto registrando, perché e poi si muove con il mouse, quindi si aprono le porte direttamente così con il mouse. Allora, praticamente che cosa scopriamo noi? Scopriamo che siamo noi, il nostro fratello, e siamo morti. Troviamo le lettere di quando noi siamo morti in guerra, le comunicazioni alla nostra famiglia. E infatti qua c'è il tavolo con il nostro. Una foto di te e di tuo fratello, il tuo sguardo è attratto dal necrologio che li accompagna. Avete combattuto e vi hanno lasciato morire. Ma noi riviviamo qui. Ed è un gioco pieno di effetti sovrannaturali, atti magari al ricordo di qualche evento del passato. Infatti tante volte passeremo il mouse e cliccheremo su un oggetto e sentiremo le voci della madre, insomma la voce di va. E ci sono tante cose che poi andremo a scoprire sulla nostra casa. Qua vediamo che è stata bucata, sentite? Ecco, questi siamo noi con il nostro fratello che parliamo. Questo è un ricordo, ma in realtà qua è rotto, ci sono i passi. E ovviamente la guerra che abbiamo combattuto è la prima guerra mondiale. E a un certo punto, tanto per farvi capire un pochino la natura horror del titolo, abbiamo visto una sorta di figura col mantello finire dentro una porta e chiudersi. Quindi ogni tanto qualcosa, porte che si aprono, cose varie ci sono. Ora, abbiamo trovato una registrazione che ci diceva di fare questo rito, perché non so, adesso non mi ricordo se nostra madre stava sentendo un tizio esperto di esoterismo e che ci stava cercando di fare qualche rito, e abbiamo messo il cilindro su questo grammofono e stiamo seguendo questo rito, e qui ho deciso di fermarmi e di iniziare a registrare. È stato abbastanza un trauma entrare a vedere questa figura qui, che poi è effettivamente un manichino. Vediamo cosa succede. Riascoltiamolo. Ora che porta candele sono al loro posto, avrà bisogno di 5 candele fiammiferi. Per favore, adesso vado a prendere questi oggetti candele fiammiferi. Io dovrei già averne alcuni, perché premendo tab vedete che abbiamo i fiammiferi e le candele rosse. Quindi adesso noi gireremo un pochino per casa recuperando le candele. Adesso io credo di poterle piazzare, magari andando a selezionarle. E vediamo se me le mette. No, non ancora. Probabilmente perché non le ho ancora tutte. Quindi recuperiamo 5 candele. Tanti oggetti sono ispezionabili, ma come è giusto che sia, come era anche in Amnesia e come è in tutti i giochi di questo tipo, la maggior parte delle porte sono chiuse. E non è una progressione di trova la chiave di anche, ma soprattutto le porte si sbloccano in base, diciamo, a come vanno avanti i nostri ricordi. Un pacchetto di sale lo prendo, che poi per l'esoterismo, ok. E qua vedete che è tutto tradotto, perlomeno nello scritto. Sono felice che tu almeno sia sopravvissuto al freddo. Ah, carissima mamma,
Anche se ormai il cibo a casa scarseggia, sarebbe meglio se ci arrendessimo, ma sono sicuro che papà non vuole sentire questi discorsi. Probabilmente pensa che la guerra gli porterà gloria e onore, proprio come il nonno. La gloria e l'onore sono morti nel primo inverno di questa guerra, o come volevamo andare in guerra. Quanto siamo stati sciocchi. Tuttavia scriverò a papà, sono preoccupato per Paul. E questa è una delle lettere nostre. E vengono messe tutte nell'elenco dei documenti, oltre che l'obiettivo, perché gli obiettivi ci guidano su quello che dobbiamo fare. E abbiamo anche i collezionabili da trovare. E questo per dirvi che il senso di questo video è farvi vedere se il gioco può far per voi o meno, come faccio sempre, insomma, però diciamo che le idee sono abbastanza chiare. Questo arriva da Berlino, da Frau Beugel. Ho portato delle patate, ok, nessuno è rimasto, ok, si prende cura di lei, spero, ok, qua poi un'amica di probabilmente di nostra madre che ci ha portato le patate, qua è chiusa, vedete, c'è una lettera, turni di servizio, cucina, ok, va bene, oh, no, è probabilmente una della servitù, comunque, la casa è old style tantissimo perché si vede, e continuo a scoprire stanze nuove, no, in realtà no, questa è l'ascensore che è bloccata. E abbiamo sentito che sta succedendo qualcosa in soffitta, c'è un ascensore bloccato, quindi andremo pian piano a recuperare. Intanto dobbiamo fare una cosa importante che è recuperare le candele. Graficamente è molto 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 bello e ci sono sempre più lettere che poi ci vanno a narrare cosa è successe. Un uccello meccanico. Beh, saliamo su. Adesso io non mi ricordo qua che cosa c'era qui, ma probabilmente non ci sono mai stato qua. La casa è enorme. La casa è enorme ed è una casa di quelle padronali di un secolo fa, totalmente senza senso, nel senso con una distribuzione degli spazi veramente mal ottimizzata, come lo sappiamo. C'è il telefono, questa è la zona dove siamo abbiamo cominciato, quindi comincia da qui, e da qui cominceremo a cercare un po' di candele, vediamo. Giro abbastanza veloce, sperando di non incappare in qualche jumpscare. Già il fatto che sia andata via la luce, però non è un gioco come i primi Amnesia che puntavano proprio a farvi saltare sulla sedia dallo spavento. Non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è raccontare una storia, creandovi intorno un'atmosfera, un'inquietudine e un alone di mistero. Give your Ecco, brother his dagger back. I'm sorry, Paul. questa è la nostra stanza, infatti Now voi get vi out, sveglierete qui. you E dirty little thief. subito dopo Who knows? la scena iniziale con la guerra, vengono, questa è la zona, la It's on the compagnia way. militare. Qua c'è una candela. No, è una candela che posso accendere con un fiammifero, ma no. Ovviamente è uno di quei giochi che è impossibile, snocciolare tutti tutto in un video. Questo è il nostro fucile giocattolo. Dicevo, è impossibile snocciolarlo tutto perché comunque poi si aprirà a varie sessioni. Insomma, de deve piacervi il genere, quindi credo che chi ha già capito che il gioco non fa per lui non è arrivato a questo punto del video. Ma se ci siete arrivati, sono contento. Il gioco vi piace. Non costa poco, senz'altro. Quello è vero. No, qua ci sono già stato. Devo trovare queste maledette candele. Me ne mancano tre. E vi dico la verità che quando io ho giocato, la prima volta, ne trovavo in ogni dove, ma ho detto cosa mi serve prendere le candele. Invece mi servivano. Quindi adesso le cerchiamo. Siamo tornati al piano di sotto. Adesso arriveremo, torniamo. Magari vedete qua c'era una candela, l'ho presa. E diamo un'occhiata bene qui, dai, tanto le troveremo qua, sicuramente. Questi sono tutti i fogliettini per le condoglianze. Prendo una candela e ne ho quattro. Me ne manca una, credo. Vediamo, nello zaino 4 candele. Mi serve la quinta. La quinta la cerchiamo subito. Di qua, eccola qua. Adesso un altro paio di maniche. Il gioco deve piacervi perché dovete immedesimarvi in quello che state facendo, il luogo in cui vi trovate, perché se no non trovate più la stanza. Dove dovete andare? Noi sappiamo che siamo arrivati da qua. Questo macchinario qui ci consente di ascoltare la musica, ci consente di ascoltare dei.
delle colonne sonore ed è parte della storia, ho finalmente trovato le candele. Devo trovare il modo di usarle adesso. Vediamo. Mettere candele nel portacandele, ok. Adesso me le fa mettere. Praticamente vedete che il nastro sarebbe un nastro con tutte le guide e noi il gioco ci aiuta mandandoci a sentire il pezzo giusto in base a come siamo. Le accendiamo. Non ho il fiammifero? No, il fiammifero ne ho. Alzare per il prossimo passaggio, bene, infatti l'ho preso prima. Il pendolo consacrato le mostrerà l'ordine in cui deve tracciare le linee del piede della strega tra le candele. Ok, premiamo il pendolo. Usi il pendolo, quindi tracci le linee con il sale. Una volta fatto questo, non ho letto, mannaggia. Devo fare con questo, sì. Lì, qui. Ah, un pentacolo praticamente, qui. No, vado a caso, allora vediamo se... Ok. Me lo farà fare qua, per forza. Adesso di là, è per forza, mi sembra abbastanza chiaro. E poi lo riuniamo qua. Ok, l'abbiamo fatto. Andiamo avanti a sentire. Una volta completato il segno potrà accendere le candele. Perfetto, accendiamole. E vediamo cosa ci sta portando a fare questa... Ok. Se magari ci rimanda in guerra, insomma. Ora trovi un oggetto personale appartenuto al defunto. Che oggetto devo prendere? Potrei provare la palla rossa, in passato ci ha dato qualche buon risultato. Ho la palla rossa? Sì, perché la palla rossa a un certo punto l'ho trovata a rotolare giù per le scale. Ci sono quelle scene un po' la Shining, quindi... sì. Ha la palla? Bene, si accomodi. Ok, ci accomodiamo e vediamo cosa succede. Sono curioso. Vedete che la porta si chiude? Siamo pronti, prende l'oggetto personale e la mette al centro del piede della strega. Prenda la palla e la mette con cura al centro del segno. Ah, devo alzarmi però. No, la posso mettere così, ok. Questa sera invochiamo gli angeloi. Musica bellissima. Sappiate che l'occultista Dupin, la cui voce ora si rivolge a voi e che ha studiato le cronache di Akasha, è consapevole della vostra presenza. Sì, vi sento. Ci sta guidando con un nastro, ha registrato. Angelo, i spiriti della volontà, servi del Signore. La saggezza della vecchia luna è con voi, unitevi a me per creare un ponte astrale libero dai vincoli del tempo e dello spazio. Ma dove stiamo? Cosa sta cercando? Cioè è tutto un mistero sto gioco. È stata una sorpresa perché non lo conoscevo, ma è uscito per caso. Sono con te ora, Magdalena. Non so cosa stia cercando di fare. Ci sono ombre che si muovono in questa casa, entità spettrali e demoni, avvelenano le anime di coloro che non riescono a respingerli. Quindi magari mi si apre una fase horror adesso. Trovate tra loro l'anima del bambino. Trovatela e conducetela a sua madre. Conducetela attraverso la luce e nel nostro cerchio. Attraverso la luce e nel nostro cerchio. Ok. Ok. Lui è qui. Il bambino è qui. Vuoi vedere che siamo noi... E loro la stanno facendo davvero? Non lo so, tua madre è seduta a tavola nella tua casa, vai da lei, capito? Vai da lei e dalle un segno. Ma... Ma che cacchio sta succedendo? Cioè... Chiudi gli occhi, faccia spazio all'anima.
Cioè, non sono delle istruzioni registrate, è quello che è successo. Ma dai. Ok, questa è una fase che ci ha fatto una in trincea. Non so se ci darà un fucile e ci farà sparare stavolta. Ma gli effetti luce sono carini. Sì, bambino adagio la sua anima un po'. Non si può andare di qua. Qua abbiamo una trincea con una casa che confina con la casa. Questa è la tua casa. Vedo rosso, non devo mai usare candele rosse, mi ha sentito? Mai il rosso, abbiamo usato il rosso, vabbè. L'occultista è proprio piegato. Il rosso è odio, chi prega con odio sarà ascoltato, ma non dalla luce. Ma... Ovviamente vi ho fatto saltare all'inizio, poi è giusto per darvi un'idea, non voglio neanche fare un video lungo perché... Mi sta diventando abbastanza terrificante la cosa. Ok. Per alzarti usa V. Direi che abbiamo fatto il rito, non ha senso. Ho ascoltato la registrazione fino alla fine. Cosa mi dici di fare adesso? Segui le tracce bagnate. Ah, ok, ci sono queste tracce qui. Il problema è che non le vedo, perché sono di qua, credo. No, andavo di là. Sì, di qua. Vanno su, vanno di qua. Ecco, vedete, questo è quello che succede. Vi viene qualche brivido comunque quando vedete queste cose, perché non sapete mai cosa potrebbe succedere. Il gioco è salvato, ci ha chiuso dentro. Sicuramente ci ha chiuso dentro, sì. E dobbiamo andare qua. Con un po' di inquietudine è l'ultima cosa che faremo. Ha detto graficamente molto carino. Bene, ma ce lo aspettavamo, eh. E a questo punto parte un'altra fase nelle rovine e si torna in trincea di nuovo perché è un'alternarsi di fasi in casa con queste ricerche qui e fasi invece oniriche ambientate in un ambiente come quello che c'era nel tutorial, insomma, della guerra, quindi con visioni così, quindi fa rivivere un pochino l'orrore della guerra. Onestamente, non so dirvi che storia sia, perché è una di quelle cose che può finire in mille modi, può essere un sogno, può essere la realtà, può essere l'interno di una seduta spiritica ottenuta per contattare i morti, fatte dalla madre verso i figli che sono morti in guerra, cioè può essere veramente qualsiasi cosa. Quindi io preferisco chiudere qui, attendo al vostro parere se il gioco vi ha ispirato, vi ha intrigato, magari lo potete trovare. 34,99 su Steam, sui siti sotto nella descrizione, magari a meno, oppure in virtù di qualche sconto Steam, magari lo potete prendere. Dirvi se vale 34,99 euro, mi sembra ben curato il gioco. È un genere, secondo me, per alcuni, non per tutti, non per tanti. Però se vi è piaciuto Amnesia, The Bunker, l'Amnesia prima, Rebirth, potrebbe piacervi anche questo, decisamente. È un bel titolo, secondo me. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Alla prossima e ciao ciao!